Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui parlerò di equazione di stato dei gas perfetti, detti anche ideali. L'equazione di stato dei gas perfetti è denominata anche semplicemente PV uguale NRT. È un'equazione matematica che lega insieme la pressione al volume, alla quantità chimica, ovvero il numero di moli, di un gas e la sua temperatura. Quindi ci sono quattro variabili che riguardano il medesimo gas che fa riferimento ad una sostanza, chiaramente. Di solito, date tre di queste variabili, si può così ricavare la quarta. Questa equazione l'applicheremo adesso in un esempio, viene però anche usata per i gas reali. In quanto in prima approssimazione lo si può applicare. R è una costante. R è una costante, quindi non varia, rimane un valore fisso e viene anche denominata costante universale dei gas. Ha diverse unità di misura, per comodità scegliamo quella espressa in atmosfere per litri, fratto moli per Kelvin, e in questo caso il valore è 0,08206. Quindi ripeto, quando si usa questa equazione, R ha sempre questo valore, è costante, mentre varierà la pressione, il volume, la quantità chimica e la temperatura di quel gas a cui stiamo facendo riferimento. Un esempio potrebbe essere il seguente: consideriamo il gas di idrogeno H2 e ne prendiamo una certa quantità chimica corrispondente a 1,76 moli. Dopodiché lo vogliamo ad una certa temperatura e la temperatura dell'esercizio a cui si trova H2 è 302 Kelvin. Mentre il medesimo gas, sempre H2, si trova ad una pressione di 1,04 atmosfere. Vorremmo capire qual è il volume di H2 fissate, queste tre variabili. Quindi vorremmo calcolare la quarta variabile, il volume del diidrogeno. Volume dell'idrogeno, punto di domanda, litri. Applichiamo subito l'equazione di stato dei gas perfetti e da quest'ultima esplicitiamo il volume. Allora, questi sono i dati. Quindi il volume di H2 è anche uguale a N, quindi la quantità chimica di H2, per la costante universale dei gas, per la temperatura a cui si trova il diidrogeno, il tutto fratto la pressione. Inseriamo ora dentro i dati 1,76 moli per 0,08206 atmosfere per litro fratto mole per Kelvin. Moltiplichiamo il tutto per 302 Kelvin, la temperatura. Bisogna dividere, al denominatore abbiamo la pressione che avevamo fissato a 1,04 atmosfere. E notiamo intanto che mol va via con mol, ovvero si semplificano, atmosfera denominatore si semplifica con l'atmosfera numeratore e anche qui i Kelvin si possono semplificare con i Kelvin. L'unica unità di misura che resta a questo punto è il litro, unità di misura opportuna per misurare un volume. Facciamo il conto con la calcolatrice ed otteniamo 41,9. 41,9 litri. Allora, cosa rappresenta questo volume? Se io prendessi del diidrogeno in questa quantità chimica, ovvero 1,76 moli, lo scaldassi o comunque lo tenessi a questa temperatura di 302 Kelvin ad una pressione di 1,04 atmosfere,
Ecco che il mio di idrogeno deve occupare 41,9 litri. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima.